Il principe Harry e Meghan Markle hanno visto il trailer del loro documentario Bomba Netflix pubblicato mentre il principe William iniziava il suo tour di Boston per esaminare gli sforzi della città per combattere l'emergenza climatica. La commentatrice reale Charlotte Griffiths ha affermato che i rapporti tra i due fratelli erano tesi da tempo e ha notato che i fratelli reali si erano separati nel tempo. La signora Griffiths ha sbattuto la caduta del trailer del documentario e ha affermato che ha deragliato la causa ambientale del principe William. Mentre era in visita in America con sua moglie Kate, la principessa del Galles, per partecipare alla cerimonia del premio Earthshot. Ha sostenuto che il trailer ha sminuito il lavoro del principe di Galles a sostegno dell'ambiente. Una causa in cui anche il duca di Sussex è da tempo impegnato. La signora Griffiths ha dichiarato a LBC, beh, le relazioni tra loro sono state tese, per così tanto tempo. Ci sono così tante cose. Ma si sono appena allontanate. E sembra che sia stata Meghan ad allontanare questi due ragazzi. Ma ciò che è così triste è che Harry ama le cause ambientali. E ha deragliato la visita di William Earthshot a Boston, e sembra che la loro faida sia così brutta, che Harry non sia disposto ad anteporre le cause ai problemi tra loro. Il principe Harry e Meghan Markle hanno pubblicato il nuovo trailer del loro documentario su Netflix questa settimana. In un momento in cui il principe e la principessa del Galles sono in visita in America, per l'evento a premi Earthshot che vuole rendere omaggio alle persone che hanno contribuito a sensibilizzare sull'ambiente. Alcuni giornalisti reali come la signora Griffiths hanno sbattuto i tempi dell'annuncio, poiché hanno affermato che mette in ombra l'evento ambientale del principe William e della principessa Kate.